Allora, dicevo che ho scoperto che quest'anno ha compiuto gli anni anche Brad Pitt, perché lui compie 50 anni. Sì, tutti compiono 50 anni a un certo punto, capito? Brad Pitt li ha compiuti. E allora volevo fare vedere i cambiamenti che ha subito Brad Pitt nel corso degli anni. Che stupida che sei, che stupida. Se mi vuoi far vedere. Guarda, ma non è brutto parlare di sé nella propria trasmissione? No, è ma brutto. Guarda, ecco, sì, sì, questo sì. Era nel 2003. Sì, 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 ho capito. Signora, sì. Non si slacci il reggiseno, metta dentro perché poi il mago sì. Dynamo fa sparire la mercanzia. Sì. Ecco qua nel 2005, vedi anche biondo, che scena, uno gli darebbe proprio le chiavi di casa e gli farebbe fare la pipì anche sull'asse del cesso, sì. Vedi? Sì. Poi nel 2007, ecco qua, guarda che tronco di figaggine, proprio sì. Il chiodo dove tutte le donne appenderebbero le mutande. Anche qua un po' il pianeta delle scimmie, ma bello lo stesso. Nel 2012, andiamo avanti, ecco qua nel 2014, qua un po' più serio, con i capelli leccati dalla mucca, però sempre... E adesso veniamo... No, dai, pianto, ma che c'entra, ma che vuol dire? Allora veniamo a vedere i cambiamenti. Sì, ma qui non c'è Brad Pitt. Che la natura con te, se fossi Brad Pitt, ha fatto intorno a un Walter. Prima l'abbiamo visto intorno a Brad Pitt e vediamo sì. I cambiamenti tuoi. Sì. Allora cominciamo dalla prima foto. Ma è sleale, perché questa è dell'80. No, scusami, 84, scusa. 84, ma cosa avevi? Il parrucchiere della Thatcher? Cos'è quella roba lì? Questa è una smorfia di dolore perché abbiamo detto un giorno incontrerai una signorina che si chiamerà Luciana. Ma andiamo avanti. Sì, ma se lui l'ha fatto dal 2000 non vale, ecco. Devi fare gli stessi anni. Ecco qua, anche questo, vabbè, un talebano. Ma che è un talebano? Pentito, no, con la barbetta, ed era il periodo dei gilet, sì, che sono stati anche proprio proibiti dall'ONU. Dalla legge dopo, sì. Andiamo avanti, sì. Ecco. Ma non avevi altro e da dire. Questa è l'immagine di Sanremo, ah, che scusa, ma questa... è rimasta indelebile nelle nostre sì. Menti, come il primo uomo sulla luna, sì, anche questa. Sì, sì. Andiamo avanti, però vedi, era le mani il 2000. Alzate. Mi sono arreso. Qua, quando facevi quelli che il calcio era all'inizio, qua ti... No, qui siamo già, qui era che tempo che fa. Ah, che tempo che fa, sì, la prima puntata di Che tempo sì. Che fa, vedi che qua eri già abbastanza sì. Fighetta, dietro fighetta? Non si vede perché avevi già la piazzetta di... Ma non avevo niente, ma di Capri dietro, ma però qua hai la posa da Lily Gruber. Ma che Lily Gruber? Andiamo avanti. Ti chiedono sempre, metti, fai le facce. Guarda questa, che meraviglia. Quando eri due fazzi insieme. Sì, questo due anni fa. E olio due anni fa, sì. Niente male. Si cambia. A dire che camminavo in montagna, guarda. E qua facevi le scalate, però mangiavi anche molta moccetta. Sì, sì. Tutto. E l'aveva messo anche come profilo di Twitter, pensa. E vediamo com'è arrivato adesso. Guarda che cambiamento. Hai visto? Beh, ma migliorato. Sei migliorato. Sono padre. Migliorato. Vedrai fra 40 anni. Ma sei molto migliorato. Ti ringrazio Luciana. Noi siamo come la frutta, chi? Guarda. Chi siamo noi? Noi uomini, maschi, femmine, siamo come la frutta. Cioè? Abbiamo due possibilità. O sì. Marciamo sul ramo o ci spiaccichiamo e facciamo marmellata. Sì. Non c'è altra possibilità. Va bene.